Sono pronta con la mia divisa di Carita Shop. Questa gonna, la maglietta è quella del negozio, troppo bella. Le troverete anche sul sito questo, yeah, a breve. E poi la gonna comprata da... dove l'ho comprata? Tipo da Pinky, se non sbaglio. Sì, vi faccio vedere. Ho comprato varie cose che vi devo fare un video. E inizio a far vedere queste qua, stavano in saldi, 7,79 da Pinky. L'ho presa sia gialla che nera. Io le uso molto queste gonne, 8 euro, costano poco e le metto per tutti i giorni perché sono molto comode e non svolazzano, insomma. Guardate mio amore che mi ha regalato. Fai vedere che mi ha regalato. Che mi ha regalato mio amore? 5 euro. Fai vedere. Che bello, amore. È un pantaloncino per la palestra. Sì. Grazie! Questo qua lo puoi mettere perché sotto non è trasparente. Il rivestimento. Bellino proprio, amore. Workout, scritto proprio carino. Sì. Non c'era anche il top sopra? Loro te lo devi misurare. Per la serie poi spendevo troppo. No, non tanto la taglia. Amore, e poi quell'altro regalo che... questo che cos'è? Che cos'è? Che cosa compra? Vabbè, queste sono cose che non si possono vedere. Amore, invece quell'altra cosa che avevi comprato? Cosa? La borsa che mi hai regalato. Ah, sta giù. Al negozio. Vabbè, adesso andiamo a Carita Shop, ve la faccio vedere, che la lascio da là. Ti piace il mio rossetto? Che non è un rossetto, è un matitone che ho a Carita Shop. Bellissimo, vero? Anche il tuo rossetto è bello. Matitone Carlito, dai. Amore, che cos'altro hai comprato? Il mangiare. Il mangiare. Che hai portato? La carne, il pollo e poi? La carne mai no. I limoni. I limoni sono già limonati. Ciao amore. Buonasera. Buonasera. Saluto Antonio. Siamo a Napoli Centro, ragazzi, oggi facciamo vedere un reperto storico. Piazza Monte Santo di Napoli, il posto più bello del mondo. Sì. Beh, insomma, più o meno. Comunque è bellissimo, è proprio caratteristico qua. C'è tanta bella gente, ci sono tante cose false. C'è il pericolo che ti rubino la borsa. Già te l'hanno rubato, mi si è accorto, già te l'hanno rubato. Però ci sono, guarda amore. È qua, bambà, spogliarella, qualcosa è buono ci sta. Amore mio, dopo penso, no? Oh, matrimonio tra babà e sfogliatella. C'è un po' di pubblicità a questo bar, perché noi così facciamo pubblicità. Gratis, tutto gratis, tutto non pagato, sponsorizzato da Carlita Dolce. Comunque è bello, raga. Comunque è bello, raga. Da qua voi potete venire a Carlita Shop, perché prendete la Tigrea dalla piazzetta che vi ho fatto vedere prima. 20 minuti noi così abbiamo fatto, scendete a Quarto Centro e il negozio sta a 3 minuti a piedi, quindi è facilissimo anche da Napoli Centro raggiungere il Carita Shop. Ciao ragazzi, sono appena tornata a casa, sono praticamente distrutta. Siamo stati per una cosa non proprio di piacere, insomma una cosa abbastanza personale, un controllo. E però in un posto molto bello di Napoli, perché Napoli ha tantissimi posti belli, quindi alla fine siamo fatti anche una bella passeggiata, insomma cerco sempre di trovare il lato positivo delle cose. E adesso praticamente mi sono fatta la doccia, in pochi minuti mi sono anche cambiata e mi sono messa queste scarpine che adoro, questo vestitino che anche adoro, mi sono anche macchiata con il dentifricio, mi sono sciacquata, vabbè un disastro, ci fate caso. Comunque vogliamo andare al ristorante giapponese allo Yukenitta, faccio una bella scorpacciata e vogliamo invitare mia mamma e mio padre, quindi sto aspettando Dario che mi viene a prendere e c'ho come al solito il mio smalto turchese, gli orecchini che mi ha fatto mamma abbinati, che ormai le adoro, li metto praticamente sempre, e c'è Pupi che sta qua, amore. Nel frattempo mi sa che è arrivato Dario, perché vedo che lei inizia a scodinzolare e mamma gli ha dato la pappa, vero piccola? Chi è? È arrivato? Arrivato, chi è? Chi è mamma? Fammi dire chi è. Che bellina. E adesso sale Dario. Vi volevo far vedere che bella la borsa che mi ha regalato Dario. Cioè, praticamente lui ha dei gusti bellissimi, ragazzi. Aspettate che vi poggio un attimo. Scusate, eccovi. Praticamente che è molto molto bella.
mi ha regalato questa borsa che è molto molto bella, mi ha detto ti piace? Come non mi piace? Cioè è bellissima, è fucsia ed è molto molto capiente, perché lui ha detto tu non avevi una borsa per il mare, lui è molto attento a queste cose, cioè io non gliel'avevo chiesta, a me non sapete quanto mi piacciono questi regali, cioè queste piccole cose che ti fanno capire che uno ha un'attenzione, cioè che ti osserva, cioè lui mi ha osservato e ha notato che io non avevo una borsa per il mare, mi ha regalato questa che è enorme, è super capiente. Però mamma, poi è fucsia, che mi piace il fucsia, e poi c'ha questa ancora molto molto bella, non so dove l'abbia comprata, glielo chiederò e vi farò sapere, comunque io l'adoro, è deliziosa, poi vabbè poteva anche essere brutta, ma dato che me l'ha regalata lui a me piace, e quindi è molto molto carina, molto bella. Comunque questo è il mio outfit, molto semplice, c'ho questo vestitino che è fatto a pantaloncino così carino, e adesso vado. Ciao amore, come sei bello con queste papocce, sì. Sei bellissimo amore. Andiamo? Yes. Ho fatto vedere la borsa che mi hai regalato tu. A chi? A loro ragazzi. Ah, bellissimo. Non lo so, ma vediamo nei commenti, ma pensa di sì, ragazzi, perché è bellissimo. Mi piace, sono gusti suoi, penso. Sì, infatti, sei bravissimo amore. A voi vi piace? Se non vi piace, la buttiamo, dai. No, no, a me piace. È piccolina, lei vuole giocare. Siamo al ristorante giapponese. Ciao amore, mi amore sempre in giapponese. Non c'è bisogno che fai così, già sei in giapponese. Comunque ragazzi, stiamo aspettando tutte le portate. Io sono stanchissima, non fate caso, sono vecchia. Comunque c'è anche Paquito che fa lo scemo e Rosita e la mia salsina piccante adorata. È già arrivata la prima portata, adesso faremo acqua e limone, faremo tipo 20.000 portate di All You Can Eat. Yeah, vero amore? You Can Eat, siamo felicissimi, siamo pronti. Pronti? Via! Ciao ragazzi! Via. Ah, devo salutare Flavia! Flavia, vai! Ragazzi, devo salutare una fan sfegatata che si chiama Flavia! Ciao Flavia, la nostra piccolina! Ti salutavo e ti saluto! Sì, vai, comunque andiamo, a capo, comunque cosa ci sono qua? Oh, queste le prese anche tu? Ma io non l'ho presa le patatine qua lì. Oh, e vabbè. Guarda Rosita qui. E vabbè, c'è da mallone. Dalle voi. Patatine, certo sì. Che le vuoi. Ma non sono patatine, sono di. Sono aria. Pesce. L'ostia. Amen. Sacrilegio. Vabbè. Arrivederci. Finalmente ho trovato le bomboniere da un sacco di tempo che le volevo. Le apriamo? Le apriamo? Sì, amore, sono tantissime. Sono pochissime. Infatti, e vabbè. Come la se tornerà la mia istanza, ora per sempre, senza me vai, come la pioggia, il sentimento scioglierà la nostra vita, solo una goccia sopra il viso. Stai facendo? Siamo a Carlita Shop ovviamente e mio amore mi sta facendo il caffè e io devo andare dal parrucchiere a farmi i capelli fucsia rosa, è vero amore? Sono felicissima, sì, perché tra un po' il parrucchiere mi abbandona. Comunque vado al parrucchiere e porterò ovviamente i miei prodotti, porterò shampoo e balsamo, adesso ve li faccio anche vedere perché voi siete curiose. Io sto usando ancora questo qua, non riesco ad abbandonarlo perché è fantastico
ed è bellissimo, lo trovate qua a Calita Shop. E balsamo, questo qua sempre associato di Mater Natura, li adoro ragazze, sono fantastici, c'è anche la maschera, l'impacco, c'è tutto. Tra l'altro proprio oggi abbiamo rifornito tutto Mater Natura perché era finito tutto, anche la crema viso ragazze è ottima, questa qua soprattutto opacizzante, veramente fantastica. E poi abbiamo rifornito anche Farmacia Avvenire ragazze, perché alcune si erano lamentate perché erano finite le cose, avete ragione, adesso ho rifornito tutto, però venite perché se no finisce di nuovo tutto, vanno a ruba i gel d'aloe vera, burro di karité, burro di mango, tutti gli oli, gli essenziali, le erbette per capelli, l'argilla, l'enne, insomma c'è tutto ragazze. E poi abbiamo rifornito anche Nabla, perché le tinte Nabla, ciao, io sono qua, ciao. Questo è il mio outfit mentre parlavo delle tinte, no vabbè, fantastico. Su queste scarpette, questa gonna e questo toppino. E comunque le tinte Nabla vanno sempre a ruba e quindi le abbiamo rifornite, le ho prese di nuovo tutte e anche la nuova collezione abbiamo tutto, anche le due nuove tinte della nuova collezione anche vanno a ruba, questa è malva e questa è dorata, sono spettacolari, poi gli ombretti, i rossetti, l'eyeliner, tutto, quindi venite che io vi aspetto qua in negozio. E adesso devo andare dal parrucchiere a farmi tutti i capelli fucsia rosa, yeah! Abbiamo tutte queste belle confezioni, abbiamo fatto queste pochette, le ho fatte io con tutti i prodotti miei preferiti di trucco, abbiamo tante tante cose, vero? E qua c'è la mia busta, guardate, con shampoo e balsamo che devo andare dal parrucchiere. No amore, adesso vado, ti abbandono, amore mio. Ma chi è quello? Ah guardate, dobbiamo troppo ringraziare la signora che ci ha portato questo crocifisso. Questa è una storia troppo bella di questa signora, la vogliamo raccontare? E qual è bellissima. Come amore? Non ti ricordo, allora, praticamente quando noi stavamo facendo i lavori per cambiare, per fare il negozio, stavamo veramente in balia della disperazione più totale, pieni di scatoloni, pittura, stavamo facendo tutto qua, arrivavano i corrieri, noi dovevamo ancora svuotare il negozio dai vestiti, vabbè. Comunque passò una vecchietta che disse ma se n'è andato il ragazzo che teneva il negozio di abbigliamento, mi dispiace troppo perché era un bravo ragazzo. E io dissi no, sì, ma veramente è sempre lui, ha soltanto cambiato, l'ho cambiato, adesso abbiamo fatto e lei tutta contenta, meno male, sono troppo contenta. Che appena vista lei si è messa paura. A me mi disse ma voi siete la fidanzata? Dissi io sì, ah che bello, tanti auguri, questo negozio andrà tanto bene, perché lei è molto credente, è molto credente. E si era passata qua e va in chiesa a messa. E ogni volta che passa ci dice andrà tutto bene. Poi l'altra volta disse allora vabbè, ho già capito, ci vuole un bello marmocchietto che cammina qua a terra nel negozio. E poi disse però una cosa ci manca in questo negozio, un crocifisso. Guarda che lui ha gli occhi lucidi, perché amore tu hai gli occhi lucidi, ti commuovi? Sì, quando è bello. E quindi praticamente lei disse ci manca una cosa, il crocifisso, ecco, ve lo porto io. Poi cioè non pensavo che lei veramente ce lo portasse, comunque dopo qualche giorno ci ha portato il crocifisso e l'abbiamo appeso. Come chiama Carlita? In croce, no, noi. E quindi ringraziamo tantissimo questa vecchietta e niente, che bello. Sì. Sì, è bellissimo. Con queste sciocche particolari. Arriva sempre gente a Calita Shop. Continuiamo dopo? Sì. Comunque ti piacciono? Sì, sei bellissimo. Che bello. Il mio amore è bellissimo. Grazie. Non c'è bisogno di dire grazie. Ciao. Ciao. Ragazze, sono delle extension tutte sfumate, fucsia e rosa. Sono molto belle. A me piacciono molto, amore. Ti piace l'effetto? Sì, te l'ho fatta fare io. 5 di qua, 5 di qua. E le ho lasciate così. Sono dei capelli applicati, così per cambiare un po'. Fatto bene. Per l'estate. Comunque, se volete sapere dove sta questo parrucchiere, venite a Carita Shop. Perché questo parrucchiere sta vicino a Carlita Shop, sta qua dietro, perché è di quarto, venite e vi mando io, sono troppo belle, vero amore? Adesso diventerà la moda delle ciocche colorate, Carlita. Ciocche colorate. No, per l'estate, capito? Così uno va in vacanza, c'è una cosa particolare. Poi, sulle labbra, c'ho la tinta quella là di Nabla, la nuova, che è troppo bella,
dorata. È troppo bella, vero? Cioè, quella bella abbronzata mi piace tantissimo, perché qua in negozio abbiamo rifornito tutte le tinte in Abla, perché vanno a Ruba, quindi vi aspetto anche lì da shop. Ciao. Ah, vogliamo dire i nostri orari, perché ce lo chiedono sempre. Allora, ricapitoliamo, siamo aperti dalle 9 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, dal lunedì al sabato, l'ultimo giorno in cui saremo aperti prima delle ferie è il 12 agosto, che è sabato. Fino al 12 agosto siamo aperti, 12 agosto l'ultimo giorno, vi salutiamo, poi chiudiamo, andiamo in vacanza e torniamo il 28 agosto. E dove ci troviamo? A via Santa Maria 95, quarto provincia di Napoli. Adesso ho fatto tutto questo, poi apro Instagram, poi vado sulla mia pagina di negozio. A proposito, seguitemi anche sulla pagina di negozio Calita Shop su Instagram e su Facebook. Apro il messaggio privato. Fatti il sito? Primo messaggio, vabbè, primo messaggio. Quando ci sarà il sito? A breve ci sarà il sito, ci stiamo lavorando. Dovete dirlo più a Nancy che a me quando ci sarà il sito. E poi seconda domanda, ma fino a quando siete aperti? Quali sono i vostri orari? In che via vi trovate? Oh mio Dio. Comunque, ti piacciono, amore? Sì. Meno male. La bellezza delle tinte in Abla, guarda. Amore, bacio. Non si tolgono. Yeah, sono buone. Ti piacciono, così mi puoi baciare, Sì. Ragazze, sono le ore 9:30 di sera. Messa la molettina, adesso noi che facciamo, amore? Andiamo a io correre. Con queste belle ciocche colorate, cosa facciamo? Amore, sai, secondo me sarebbe bello a fare tutti i capelli con le ciocche colorate così. Ma secondo me sarebbe fighissimo, ragazzi, voi che dite? Paga Dario. Te la regalo io. Sì, tutti i capelli così, comunque adesso noi andiamo a correre! Cosa si fa per stare in forma? Yeah! Yeah. Andiamo a correre, siamo due pazzi a correre. E guardate il mio outfit com'è bello. Mi sono messa questo qua, il pantaloncino che mi ha regalato Dario. E poi mi ha regalato sempre lui anche questo top sportivo. Bellissimo, amore, questo top mi fa risaltare tutta l'abbronzatura. E mi piace tantissimo. E molto molto bello. Grazie, amore mio. Prego. E mio amore invece l'outfit tutto nero. E poi c'è Pupi che vuole giocare. E Dario la sta facendo giocare. Vado dalla pappina a Pupi. Che gioco è questo, amore? È chiapparella. È chiapparella. Non mi fate male. Ah, le vuoi prendere i giochini? A tutti e due li prendiamo uno solo, sempre quello più martorizzato. Belli, miei amori. Ragazze, la cosa brutta di quando ti fai i capelli al parrucchiere e poi dopo non vorresti fare nulla perché alla fine poi si sporcano, oddio. Adesso si sporcheranno tantissimo, amore mio. Sì. Sì, sporcheranno tanto. Comunque è troppo bello questo completino, anche se è una tonalità diversa. Questo è fucsia e questo è rosa fluo. È bellissimo. Con queste ciocche mi piacciono troppo. Ma vorrei fare tutti i capelli così, amore. Vorrei fare tutti i capelli con le ciocche. Comunque andiamo e poi dopo andiamo al sushi. Yeah! La vita va vissuta così, a 100 all'ora. Vero amore? Andiamo! Chi sta meglio di te? Pupi, hai visto come si è messo? Di fronte al ventilatore. Guarda qua, va. È bello. Andiamo? Sì. Ragazze, sono pronta. Guarda, sei pronta? Sì, amore, sono pronta per andare al sushi. I capelli non si sono scombinati tantissimo, alla fine non c'è male. Ma comunque nella videocamera sembrano rossi, ma è così, ma perché sembrano rossi? No, vabbè. Comunque, mi sono messa questo vestitino che è lungo e devo farvi assolutamente un video a haul, casomai con Dario, che sta giocando con Pupi. Ahul. Comunque è molto carino, è un vestitino lungo che molto mi piace molto, e bello, bello veramente. Ho messo questi sandali comodi, poco poco alti, saranno 3-4 cm. Andiamo amore mio, andiamo a sushi. Yeah, viva Pupi, che bello mio amore.
Ma mi piace questo trucco che ho fatto con la matita blu e ti risalto gli occhi verdi, guarda. Che c'è? Risaltano gli occhi verdi. No, no, amore, non dire queste cose, pensano che sei cretino. Dai, no, dici qualcosa di intelligente, amore. Ragazzi, prendete le ferie e mangiatevi sotto. Non sei intelligente. Subi, scappiamo via.